Ben ritrovate e ben ritrovati in questo spazio di conversazione dedicato alla leadership femminile nel mondo delle STEM. Women of STEM Talks è il ciclo di interviste che abbiamo voluto realizzare con l'associazione Women of Change Italia in occasione della Settimana Nazionale delle STEM. Oggi con noi Francesca Romana Grippaudo. Benvenuta, grazie di essere qui con noi. Grazie Anita, un onore e un piacere essere qui per questa serie di chiacchierate importantissime sulle donne nelle STEM. Io sono una donna nelle STEM perché sono un professore associato di chirurgia plastica dell'Università Sapienza. È stata una strada molto lunga quella che mi ha portato qui oggi e per la mia preparazione professionale mi sono dovuta recare in tanti paesi anche all'estero. Sono stata nei paesi anglosassoni, principalmente Inghilterra, Australia, Stati Uniti, e poi però sono stata anche a fare delle missioni umanitarie in Bangladesh, nelle Filippine, quindi ho avuto modo di confrontarmi con tante culture in tanti paesi, che sono diversi per religione, per professione e per posizione anche delle donne. Diciamo che questo percorso mi ha portato a sviluppare una sensibilità, particolare per il problem solving e questa sensibilità mi ha portato anche a sviluppare un'invenzione che ha ricevuto un brevetto europeo per un reggiseno, il MAGIC, che le donne possono portare durante la ricostruzione mammaria senza interferire con il lavoro del chirurgo, ma consentendo una vestibilità normale, quindi mascherando in un certo senso una situazione di disabilità temporanea che però può creare dei problemi avendo dei bambini piccoli oppure anche banalmente uscendo con delle amiche per un cocktail. È un problema che può sembrare futile a fronte di una patologia molto seria, ma che in realtà le donne affette da questa malattia sentono in modo particolare. Tu hai riscontrato una certa disparità di genere? Si può parlare di gender gap in questi settori oppure non sussiste la problematica? No, la problematica sussiste, tant'è vero che è stato oggetto di un report dell'ANVUR, che è l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca del 2022, che ha fatto proprio il focus sulla disparità di genere nell'università e si è visto che a fronte di un numero di studentesse immatricolate del 60% rispetto a un 40% di uomini, in realtà alla fine della carriera le professioni apicali vengono raggiunte soltanto da 27 donne su 100 persone nella posizione di professore ordinario e soltanto 42 donne su 100 sono i professori associati. Ma questo non vale per tutte le discipline. Perché? Perché le discipline classiche di letteratura, le discipline umanistiche, sono quelle che vedono la maggiore partecipazione femminile insieme a medicina. Perché medicina? Perché le donne tendenzialmente si prendono cura delle persone. E quindi diciamo che il divario piano piano è stato superato anche nelle discipline chirurgiche, un po' come la mia. Mentre invece nelle discipline STEM, quindi scienza, matematica, informatica e via dicendo, che sono quelle che danno poi alla fine i guadagni maggiori e una stabilità di carriera maggiore, le donne faticano a penetrare con percentuali bassissime rispetto agli uomini. La stessa cosa succede, per esempio, nei posti di dottorato o nei posti di assegnisti di ricerca, che sono i primi step della carriera universitaria. Anche qui, la percentuale di uomini rispetto alle donne è sicuramente maggiore. E dal punto di vista invece dell'attività associativa, lo ricordiamo, ITWIN è un'associazione che raccoglie le donne inventrici ed innovatrici. Ecco, in quei settori, penso all'ambito dei brevetti, cosa possiamo affermare? Esiste un gender gap? Allora, purtroppo esiste un gender gap anche per questo e c'è stato proprio uno studio pubblicato dall'European Patent Office, che è l'organizzazione centrale europea, nel novembre del 2022, che ha mostrato come soltanto una donna, uno su sette, è un'inventrice donna. Quindi anche qua le donne sono, diciamo, sottorappresentate, anche se nel campo lavorativo in effetti la forza lavoro femminile è molto presente.
donne si laureano più degli uomini, questo già lo sappiamo, e soprattutto si laureano anche con voti migliori, non lo dico io, lo dicono sempre le statistiche ufficiali, però poi faticano a essere incluse come autori, per esempio, di pubblicazioni, oppure faticano a essere incluse nei brevetti, seppur sono loro che lavorano anche nei brevetti. Quindi c'è un problema di riconoscimento anche, perché le donne non si sanno far valere, perché il lavoro femminile è poco considerato e sminuito. Questo non è che lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli studi pubblicati. Però esistono tanti ambiti di opportunità, quindi noi oggi possiamo cercare di sensibilizzare e fare cultura proprio perché queste opportunità vengano colte. Ad esempio, studiando un po' dei progetti che tu mi hai inviato rispetto appunto alle innovazioni che sono state premiate dall'associazione IT Win, mi sono resa conto che esiste tutto il comparto dell'economia circolare in cui ci sono già tante start-up fondate da donne o gestite da neoimprenditrici che stanno facendo la differenza, quindi azioni concrete, progettualità concrete che hanno bisogno però di sostegno economico, finanziario, di attività di mentorship. Ecco, quel settore, l'economia circolare, secondo te, potrà dare effettivamente delle nuove opportunità di carriere anche alle donne e quanto soprattutto la presenza femminile, la sensibilità femminile potrà fare la differenza. Allora, sicuramente le donne fanno la differenza, fanno la differenza. Io l'ho potuto vedere perché, come presidentessa di Twin, ero anche nella giuria del 15° premio Twin. Quindi la mia è un'associazione che ha una lunga storia alle spalle e una lunga storia anche davanti, spero. E donne inventrici ce ne sono tante, aumentano ogni anno, abbiamo più domande e in tutti i campi, diciamo, dello scibile, devo dire, perché abbiamo premiato negli anni tante donne nella ricerca biomedica, tante chimiche, tante ingegnere, abbiamo avuto donne architetto, donne medico, ma anche donne nell'arte e quindi le donne possono esprimere la loro inventività in tantissimi campi. Comunque, per ritornare all'economia circolare, effettivamente negli ultimi anni è stato un tema che ha raccolto l'attenzione di molte partecipanti. Tra queste io posso citarne solo qualcuna, ma sono soltanto una minima parte delle prime che mi vengono in mente. Carlotta Todaro, che è già produttrice di un olio extravergine, ha pensato di sfruttare gli scarti della lavorazione dell'olio, quindi le foglie, per creare una linea cosmetica con le foglie dell'ulivo, per esempio. Poi abbiamo avuto Carla Chierantoni, che è un ingegnere di Bari, che ha creato un modello di parete componibile, facilmente smontabile e rimontabile a seconda delle esigenze della famiglia, che non crea rifiuti. Quindi anche in questo campo è importante. Pensiamo soltanto tutto il problema dello smaltimento dei rifiuti edili, che è importante. Con questa parete non c'è questo problema. Poi abbiamo avuto Francesca Varbello, per esempio, che è con una startup innovativa che si chiama Eallo, ha creato una linea di alimentazione dagli scarti della birra, dalle trebbie. Se noi pensiamo che per 100 litri di birra abbiamo 45 kg di scarti, lei con gli scarti ha creato una linea alimentare di prodotti che sono anche molto utili per ridurre l'indice glicemico dei diabetici, per esempio. E questa è una startup che già funziona. Quindi diciamo che la correlazione economia circolare, STEM, donne può essere una combinazione vincente. È una combinazione vincente, ma deve essere ancora più, secondo me, spinta. Tant'è vero che noi facciamo tante azioni di mentoring nelle scuole, anche di role model. Come i Twin, abbiamo già pubblicato due libri, uno sull'importanza delle donne nelle invenzioni e l'altro proprio di role model. Perché? Perché le bambine non hanno role model di inventrici. Ora io non so, Anita, se ti dico: hai in mente un'inventrice qualsiasi, chi ti può venire in mente? Se io dico un inventore, il primo è Leonardo da Vinci, Eh ma sì, noi abbiamo avuto tante inventrici nel mondo è che però vero. non sono riconosciute e non vengono neanche proposte,
come possibilità di carriera, e questo è importantissimo. Partecipiamo a premi internazionali, devo dire che all'ultimo premio mondiale di tutte le inventrici del mondo a Reykjavik, l'Italia è arrivata seconda nel medagliere internazionale, portando a casa 5 premi su una quindicina che erano stati messi in palio. Quindi un devo grande dire risultato. L'Italia si sta muovendo, e si sta muovendo anche molto bene, però bisogna saper riconoscere le opportunità, e questo non è facile, per questo c'è i Twin. Noi offriamo alle donne l'educazione al brevetto, quindi perché è importante brevettare, perché è importante depositare i marchi, cosa dà come valore aggiunto a un'azienda e qual è il valore anche monetario di un brevetto. E indichiamo loro quali sono i percorsi brevettuali più facili, come difendersi, e quindi anche quale può essere il ruolo dell'antitrust, per esempio. Abbiamo fatto tutta una serie di webinar, abbiamo un canale molto attivo online, ci puoi trovare su www.itwin.org, e comunque siamo sempre aperti ad accogliere nuove socie. Sicuramente faremo sinergia con Women of Change Italia, troviamo il modo per promuovere le vostre attività, perché credo che dare spazio alle idee e soprattutto saperle mettere a terra, quindi insegnare anche una metodologia da donna a donna, possa essere una grande attività di mentoring reale, e con la nostra associazione noi proprio promuoviamo il gioco di squadra al femminile, quindi siamo perfettamente in linea. Francesca, io ti ringrazio molto per il tuo tempo e per averci raccontato la tua persona, le tue attività e anche il tuo ruolo in questa importante associazione, e spero davvero di rivederti molto presto. Grazie Anita, grazie per questa opportunità, per me molto importante, è stata una conversazione piacevolissima, e saluto anche tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Grazie a tutti voi.